E anche questo mese ne abbiamo fatti fuori una miriade. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Sì, anche questo mese la bustona è bella piena. Ora la poggio dinanzi a me sul tavolo e ad uno tiro fuori quello che ho finito, quello che butto via. Ho finito della pH bio bagno schiuma da ricetta biologica 100% bio all'avena, privo di qualunque cosa, parabeni, paraffine, oli minerali, coccamide, DEA, PEG, SLES, SLS. Eccolo qua, bagno schiuma preso alla Lidl che io utilizzo moltissimo anche per l'igiene intima. Mi trovo molto molto bene, ha un pH adatto a me, si vede, perché mi trovo molto molto bene. Quindi consigliatissimo, poco meno di 3 euro mi pare, mezzo litro di un buon bagno schiuma. Ho finito le salviette Shaka al carbone attivo purificante. Mi sono piaciute? No, per niente, perché sono asciutte, graffiano anche un po' il viso e non tirano via il trucco. Però il trucco ce l'ho io, perché siccome dovevo stare troppo ad insistere davano fastidio, ma a me piaceva l'idea del carbone purificante, non volevo buttarle via. Allora sapete cosa ho fatto? Ho preso l'acqua micellare, l'ho pusciata dentro la busta, ho richiuso, ho fatto imbibire bene le salviette e sono diventate un portento, perché avevano le caratteristiche ottime del carbone. Comunque a me le salviettine di Shaka piacciono, come lasciano il viso anche dal punto di vista detersione, non appiccicaticcio, mi piacciono, non bruciano gli occhi, quindi le adoro. Quelle per esempio nel packaging argentato mi piacciono tantissimo anche come grado di umidità. Queste erano un po' secche, un po' aride, invece con l'acqua micellare non solo sono diventate belle imbibite, il giusto, ma tiravano via tutto il trucco in un attimo, tant'è che le ho ricomprate per fare la stessa cosa. Questa volta intenzionalmente andrò da subito ad aggiungere 2 zic di acqua micellare e diventeranno salviettine strepitose. In questo periodo non sto andando da Wycon, non sto comprando le mie salviettine preferite, quindi mi arrangio come posso e questa è stata un'ottima alternativa, però con il mio escamotage. Se no, se le volete funzionali al top di questa linea, comprate quelle con la confezione argentata che sono ottime. Ho finito il mio deodorante di fiducia Hot Pink Cyan alla Lidl, meno di 1 euro, una bomba contro la puzza. Non vi fa puzzare neanche sotto sforzo, sotto 40 gradi, sotto il sole alle 12, è fantastico. Buono buono buono, io lo adoro, senza allumini, senza sali di allumini. Poi, sempre alla Lidl, sempre della Cyan, ho finito lo shampoo per tutta la famiglia, quello Fruit and Vitamin Everyday Shampoo, ottimo, un ottimo rapporto qualità-prezzo, non contiene parabeni, non contiene siliconi, ma soprattutto ha un potere disciplinante meraviglioso, buonissimo il profumo, uno shampoo top. Ho finito residui degli anni passati, dell'anno passato, sempre della Lidl, questo Sun Invisible Spray. Mi è piaciuto? No, non lo ricomprerò perché non mi piaceva la profumazione. Come effetto schermatura era una buona protezione 20, come effetto non unto era ottimo, il profumo non ha incontrato i miei favori e quindi non lo ricomprerò. Ma è un buon solare, butto via, non è finito, ma fa una puzza incredibile, quindi da un anno all'altro non ho potuto più utilizzarla. Eucerin 50+, a me questa non è piaciuta per niente, perché avevo sentito delle recensioni dove dicevano che poteva essere utilizzata anche come base da trucco. Per me questa cosa è impossibile, mi lucida molto, non è vero che lascia la pelle, almeno sulla mia pelle non la lascia opacizzata. Dopo un po' che la metto sento uno strano sapore, un retrogusto amaro in bocca, non mi piace per niente, quindi bocciatissima, non la ricomprerò più come schermo per il viso.
Invece mi sono piaciuti molto questi due solari della Sien, tant'è che li ho ricomprati e vi dirò, più che quello sport per adulti, mi è piaciuto il 50 più per bambini, lo sport per adulti ha una formulazione più leggera, più liquida e trasparente, è una sorta di olio secco spray. Molto buona la schermatura, non vi fa bruciare assolutamente ed è vero che è waterproof, dura a lungo, si spruzza facilmente, la spruzzatura è continua anche con la bomboletta capovolta ed è un ottimo prodotto, ma ancora di più è ottimo quello per i bambini, formula lattiginosa, quindi esce questo liquidino bianco, la spruzzatura è molto veicolata, diciamo che lo spray è molto aereforme, quindi prende grandi porzioni di pelle, per i bambini è molto importante perché con due spruzzate li fate tutti in pratica, si spalma molto facilmente, mantiene il bambino protetto, mantiene a lungo il bambino protetto, fa un buonissimo profumino, è leggerissimo ma nel frattempo protettissimo, mi è piaciuta veramente veramente molto, più dell'altra di cui non mi piaceva l'odore di quella di questa qua. Poi, e questo per quanto concerne i solari. Ah, guardate, ho finito un altro bagno schiuma di cui vi ho parlato prima. Ovviamente in estate le docce si intensificano, quindi bagno schiuma ne vedrete parecchi. Abbiamo finito anche questo Pino Silvestre. Dico abbiamo perché per la prima volta l'ho dovuto usare anche io perché sono rimasta sprovvista di bagno schiuma. Pensavo di averne un altro, invece m'era finito. Chissà, pensavo di averne comprato un altro, invece no, evidentemente no, e quindi una doccia l'ho fatta con questo orrore. Però per Gabriele è il non plus ultra, e anche per Enzo la cosa triste è questa, che anche Enzo sta venendo traviato dal Pino Silvestre, il bagno schiuma macio per eccellenza. Devo dire che poi sotto la doccia non è così cattivo per noi donne come quando lo si aspira dalla boccetta. Sì, perché sotto la doccia il profumo viene diluito e sa più di colonia, è anche piacevole, però devo dire, per i maschi un must, per le femmine una necessità a volte. Lo ricompreremo. Comunque un buon bagno schiuma alla fine di tutto lava bene. È il traditore è proprio lui, altro bagno schiuma della Sien, il Lime Chic, non mi ricordo, era molto buono, molto fresco, molto lastra al limone, molto sferzata di energia. Mi è finito e pensavo di averne un altro blu, non so perché avevo questa visione mentale, avevo preso secondo me quello arancione, quello verde e quello blu, invece avevo preso solamente quello arancione e quello verde e sono rimasta così fuori dalla doccia dicendo è ora Pino Silvestre. Bene, questo era ottimo, un buon profumo, energizzante, piacevole, idratante, non lasciava la pelle secca e soprattutto il profumino perdurava per 2 minuti dopo la doccia, quindi era molto buono, mi è piaciuto. Continuiamo con settore doccia. Ecco il fratello arancione, questo in assoluto è stato il mio preferito. Ragazzi, è arrivata l'estate, i bagno schiuma la fanno da padrone. Che profumo! Se lo ritrovo me lo riprendo, buonissimo, buonissimo. Shower gel orange, buono, un'aranciata San Pellegrino sotto la doccia, buonissimo, no, una fanta, buonissimissimo, veramente consigliato, alle stesse qualità del fratello verde con un profumo migliore. Ho finito uno shampoo molto buono all'argilla straordinaria dell'Elviv, l'avevo comprato con l'idea di portarmelo a mare, con l'idea di portarlo così in situazioni più di emergenza, invece l'ho consumato a casa, era buonissimo, puliva in profondità i capelli, li lascia perché ho la confezione grande adesso, li lascia profumati, leggeri, voluminosi, molto molto buono. È uno shampoo, promette, idratante, senza siliconi e senza parabeni, ed effettivamente non soltanto è idratante ma è anche volumizzante, perché lascia il capello molto molto leggero e fresco, non so come spiegarvelo, una sensazione di pulizia fresca della testa, della cute, ottimo.
Ho finito, mi è piaciucchiato, mi è piaciuto per gli ingredienti perché non contiene siliconi e non contiene parabeni. L'ultra dolce Garnier acqua di cocco e aloe vera districava bene il capello, il profumino era delizioso, non spettacolare, delizioso. Quello che non mi è piaciuto è che appesantiva leggermente il capello, ma leggerissimamente, sono io che sono molto esigente. Comunque è un buon prodotto, specie se lo trovate in offerta, 1,99 è spettacolare, è anche carinissimo il packaging, molto estivo. Poi ho finito, dopo mesi e mesi di utilizzo, questo, il Glycolic Acid Sweet Bio Peeling Liquid Soap, che è nome lungo per dire che è un detergente viso all'acido glicolico, della Dr. Taffy, 15 euro il costo, buonissimo, lascia la pelle idratata, esfolia dolcissimamente, veramente un ottimo prodotto, ne serve pochissimo, infatti questa confezione mi è durata 5 mesi circa, ottimo, 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 ha un costo che vale il valore del prodotto, è un buon costo per il prodotto che è, per il viso è veramente un toccasana, un detergente che fa la differenza, è buono, è buono. Ora non vi immaginate che contenga acqua di Lourdes, vi lavate la faccia e vi trovate col viso di, che ne so, Claudia Schiffer, nel senso che alla lunga, usato per 5 mesi, compendiato da altri prodotti della stessa linea, dà il suo effetto, come lo può dare un detergente, insomma, non chiediamo miracoli al sapone per lavarci la faccia. Ho finito la crema solare Osole Bio della Saponaria. Questo è un prodottino buonissimo, 30 SPF, ottimo, ottimo, senza profumo, protegge dalla UVA, è veramente un prodotto che ha protetto Enzo in maniera spettacolare. Quest'anno ho comprato la protezione 50 della stessa linea, 100% filtri minerali, testato al nickel, lo proteggeva completamente, ne mettevo un'applicazione abbondante la mattina, lo spalmavo bene e facilmente in dove avete passato la cremina solare, perché è ben evidente, lascia una patina bianca da fantasmino Casper, però per i bambini è fenomenale, tanto dopo 10 minuti se ne va, non è che rimane tutto bianco. Mi è piaciuto come lo protegge e quindi l'ho ripresa. Andiamo alle cose che ci piacciono di più. Butto via, senza neanche conservarlo, un mascara che ho trovato su un giornale quest'estate, il mascara Volume Extra Black di Bottega Verde. Orrendo, l'ho provato una volta, non mi fa nulla alle ciglia. Non tengo ingombri, lo metto via, lo regalerò, non lo butto, però lo do via così nuovo, utilizzato una volta, perché non mi è piaciuto per niente. Poi butto via perché finiti due marker per le sopracciglia, uno buono che è quello di Wycon che si chiama il Retro Brow ed è questo con il feltrino a penna. Discreto, non il massimo, ce l'ho su anche oggi, non era il massimo, però discreto, ma orrendo, mi è durato 10 giorni, ogni volta che lo compro questo coso dura 10 giorni, invece è questo di una collezione limitata, si chiamava il Air Stroke 3D Eyebrow ed era quello col pettinino a forchettina, doveva rilasciare la forma dei peli, ma che al terzo utilizzo si intasa e non esce più nulla di prodotto, pessimo, e anche questo è di Wycon. Butto via questa spugnettina tipo Real Technique, ma è di una marca parallela, adesso è asciutta ma quando è bagnata è tutta sgranellata e lascia dei piccoli residui di gommina sul viso, quindi ha fatto il suo tempo e la butto via. Ho finito una mia cipria preferita, l'indissoluble di Puro Bio, me ne avete viste consumare decine, sì, anche questa è andata, questa addirittura era ancora col vecchio packaging, quello più spesso, molti si lamentavano perché
questo pack si rompeva, come vedete a me è durato perfetto. Non so, o sono io che conservo bene le cose o sono stata fortunata, comunque io non ho mai avuto problemi con Puro Bio, quando ve lo dico è la verità e queste sono le prove. Cipri ha finita fino all'ultimo giorno con il pack perfettamente conservato. Per me la Puro Bio è una marca sensazionale di cosmetici. Questa l'ho comprata io, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di recensirla, ma se cioè nel senso non mi dovrei sentire obbligata a fermarmi, ma voglio spendere due parole perché capisco che non tutti vedete sempre tutti i miei video. Questa cipria è una cipria spettacolare se avete il problema del lucido, una delle ciprie che proprio ha la performance migliore, utilizzata sia con piumino che con pennello dà dei risultati meravigliosi se ben distribuita, non dovete metterne troppa, il giusto per un velo, e vi proteggerà la pelle tutto il giorno. Una gamma colori meravigliosa, io prendo la 01 ed è veramente una cipria spettacolare. Ne ho già due nel cassetto, una in utilizzo e una di scorta, perché la prendo sempre, è la mia cipria preferita da quando è nata la Puro Bio, che contattai io per collaborare con loro e loro furono gentilissimi, ecco anche l'accortezza nei confronti di Chisi, una serie di cose. La Puro Bio come marca mi piace tanto, offre dei buoni prodotti che non ti tradiscono, ad un prezzo onesto, perché questa costa 9,90 euro, costa pochissimo, con un inci meraviglioso e una resa superlativa. Detto ciò, l'ho comprata io, quindi è ottima, veramente, veramente. Ma sappiate che quando io recensisco una cosa, anche se non l'ho comprata io, è ottima veramente, perché sennò non ve ne parlo. Ho finito un'altra cosa che ho comprato io, è che all'inizio della sua storia ho adorato, poi la mia pelle si è abituata e non sortiva più nessun effetto, la Astaxantina crema antietà di Diego Dalla Palma. Di questa linea Diego Dalla Palma ho amato tantissimo il siero alla vitamina C, che ho usato per due volte consecutive, poi purtroppo la mia pelle si abitua ed è come se mettessi acqua fresca. Questa l'ho amata tantissimo, ma è durata troppo. È una crema, sono 50 ml, no? Sì, 50 ml, ma mi è durata un'infinità di tempo, anche queste comprate da me. Il viso si è proprio abituato, come quando mettete sempre un profumo e poi non ne sentite più l'odore, magari gli altri sì, ma voi non lo sentite più. A me capita anche col mio profumo. Questa idem, non ne posso parlare male, perché i primi 3-4 mesi io ero entusiasta di questa crema, arrivata all'ottavo mese mi ero un po' scocciata, diciamo la verità, perché dura 8-9 mesi, insomma mi è durata un botto. Andate a rivedere la haul, adesso cerco la haul di quando l'ho acquistata, perché ve l'ho fatta vedere, avevo comprato tutta la linea, ma sarà passato un anno, non scherzo, ottima per durata, un buon prezzo, vi metto il link qua sotto, un'ottima crema antietà. Mi ero un po' scocciata, però dura troppo. Quindi se siete delle persone che da un cosmetico volete che il prezzo corrisponda anche a una certa durata, questa è la crema che fa per voi, pur nella risultanza, perché è una buonissima crema. E poi ho fatto una sola maschera questo mese, non ho avuto tempo, ho usato l'Hydra Bomb della Skin Active Garnier. Molti ne parlano male, ragazzi, io mi trovo benissimo con queste maschere, con questa azzurra e quella verde specialmente mi trovo veramente bene, mi lasciano la pelle, certo non è che io chiedo miracoli, sarà anche questo che io non ho grandi pretese, ma mi lasciano una bella pelle umettata, morbida, nutrita, rimpolpata. Le rughe ci sono, è una maschera idratante, non è una maschera miracolosa, però la sensazione che provo dopo averla usata è positiva, quindi approvata. E adesso smaltini, ho finito due basi della The Gel Nail Polish, le mie basi preferite, ho finito un top coat della stessa linea, questa base top coat sono il non plus ultra se volete la durata dello smalto settimanale, fenomenali, come direbbe Jan Peterson.
ho finito per necessità questo Easy Gel DP2, non mi è piaciuto per niente, mi era stato inviato e non mi è piaciuto per niente, come non mi sono piaciuti alla lunga, perché io mi ricordo che questo all'inizio mi era piaciuto tantissimo, l'ho usato un bel po' e mi era piaciuto, poi però non è che non mi è piaciuto il risultato, non mi è piaciuto questo, vi faccio vedere, si è impappato, si è ingellato, è diventato una massa non più stendibile sulle unghie, quindi il prodotto ha perso la sua consistenza diventando ricotta e questo non mi è piaciuto perché da uno smalto non me l'aspetto, mi aspetto che si raddensi ma no che si irrancidisca, e invece ho finito il Multi Benefit Nile Elixir, questo qua della P2, che mi è molto molto piaciuto. In questo periodo mi vedete molto con unghie naturali, ciò non significa che io non metta lo smalto, oggi non ce l'ho, ma sto usando tantissimo smalti nude, mi è preso il mood del nude non so, e vi dico anche la cosa, sono stata molto influenzata dal matrimonio di Meghan Markle, e vedevo queste mani di queste donne aristocratiche essere sempre con questi toni nude, queste mani sempre molto pulite, unghie corte, pulite, sempre a posto, e ho detto effettivamente, oltre ad essere bellissimo da vedere, è anche molto comodo da portare, perché io penso che loro le portano nude, perché se mentre sono a una cerimonia gli si sbecca uno smalto non si vede quella cosa bruttissima dello smalto saltato dalle unghie, la regina non può permetterselo, e noi siamo forse meno della regina? Assolutamente no, nel senso che siamo persone tutte uguali, e quello che è brutto da vedersi sulla regina è brutto da vedersi anche sulla sottoscritta o su una di voi. Quindi mi è molto piaciuto questo stile pulito, fine per le mani, che sto abbracciando volentieri. Mi ero anche un po' scocciata dello smalto, sinceramente ne ho abusato negli ultimi anni, quindi questo nude look mi piace moltissimo. Per vostra fortuna abbiamo finito, alla fine erano tanti bagnoschiuma, quindi siamo andati via veloci. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia dato qualche spunto, ispirazione, qualche novità per prodotti che non conoscevate. Fatemi sapere se conoscete delle buone alternative a quello che vi ho fatto vedere. Spero di avervi allietato per qualche minuto, di avervi fatto passare un qualche minutino spensierato, e noi ci incontriamo sempre qua per altri minuti spensierati per il prossimo video. Un grande bacio, ciao.